Ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo è un video in cui vi spiegherò sul perché attiriamo solo persone tossiche. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di accendere la campanellina in modo tale che se c'è un nuovo video non ve lo perdete. Allora, io penso che a chiunque di noi, almeno una volta nella vita, abbia avuto a che fare con uno psicopatico o con un narcisista, comunque sono persone tossiche da evitare, assolutamente. Però a una minima parte di noi è capitato di averci avuto anche delle relazioni, me compresa, perché come sapete io ho avuto una relazione tossica per anni, ci ho fatto pure un video, quindi avevo avuto quella relazione, diciamo così. Ma perché succede questo? In realtà noi, parlando di queste persone come me, non è che attiriamo solo persone tossiche, noi siamo attratti da queste persone, che è diverso, molto diverso. Perché come nel mio caso, io attiravo all'epoca anche persone normali, però sono stata attratta da lui perché lui magari mi aveva detto: "Io ti voglio lo stesso, nonostante i difetti che c'hai, tu sei l'amore della mia vita", e io ci sono cascata. Chiaramente. Questo perché? Perché quando andavo a scuola, dovete sapere che qualche professore mi aveva detto delle cose un po' bruttine. Mi aveva detto che nella mia vita non mi sarei mai realizzata, che non avrei mai lavorato, che non avrei fatto niente, che non mi sarei mai sposata e avuto figli. Chiaramente un'alunna che già soffre di bassa autostima, gli vai a dire così, la uccidi completamente. Chiaramente io sono uscita da lì credendo che non avrei mai conosciuto cosa fosse l'amore, che non avrei mai visto il mondo del lavoro, che non avrei appunto fatto nulla. Ma invece mi sbagliavo. Mi sbagliavo di grosso a pensarla così. Però chiaramente sentendomi inutile tutto quanto, è chiaro che di fronte a un ragazzo che mi diceva: "Mi piaci, ti voglio conoscere", io rifiutavo perché pensavo dentro di me, dentro la mia sottolinea, che se andavo all'appuntamento, quello mi vedeva di persona, magari scappava. E quindi di fronte a un altro ragazzo che invece mi ha detto: "Tu sei l'amore della mia vita, ti amo, sei mia", tutto quanto, io chiaramente gli ho detto sì. Eppure lui non è che avevamo fatto qualche videochiamata. Cioè, parlavamo solo per messaggio, però mi diceva tutte quelle belle cose. Chiaramente ci sono cascata. Dentro di me sapevo che non era normale. Però ho detto: "Molto probabilmente questo qua, nella sua pazzia, forse mi vuole veramente", tutto quanto, e poi si è visto che sono stata per anni in una relazione tossica. Cosa che non sarebbe successo se io mi stimavo un pochettino di più, magari dava una possibilità a questi altri ragazzi che mi dicevano: "Ti voglio conoscere". Perché dire a una ragazza: "Sei bellissima, ti voglio conoscere", significa che tu già sei interessato a quella ragazza, già ti piace fisicamente. Poi è chiaro che conoscendola ti rendi conto che magari ti piace anche di carattere, ti sta simpatica, e costruisci qualcosa. Però è chiaro che se tu parti dal presupposto "sei l'amore della mia vita", e come fai a dirlo? Io posso avere dei difetti che poi magari a te non piacciono. È stato lì che avrei dovuto capire, tra virgolette, l'imbroglio. E questo è ciò che succede alle persone come me, perché magari mentre il narcisista è uno che non si stima e per stimarsi ha bisogno della vittima per sentirsi forte, perché si ciba di nutrimento, si nutre proprio di quello. Invece la vittima, in caso contrario, ha bisogno del narcisista per sentirsi forte. Perché? Perché il narcisista all'inizio la porta su un piedistallo e poi la riporta giù, più giù di quando non è mai stata. Poi ho sentito casi di persone che, per esempio,
Hanno avuto addirittura 4-5 relazioni con un narcisista, ma dico io, hai visto una volta come un narcisista? Come hai fatto a ricaderci? Forse perché queste persone erano ancora più deboli di me, dico di carattere. Allora, chiaramente, loro non hanno imparato la lezione. Loro, anche se si è presentato un secondo narcisista in cui si capiva che era un narcisista, loro pensavano, ma magari stavolta mi sbaglio, magari stavolta è diverso, e poi vivono lo stesso una relazione tossica, di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. Io chiaramente mi è bastato quell'unica volta per capire veramente come stanno le cose. Infatti, con l'ultimo ragazzo che ho avuto, è stato, diciamo, diverso. Diverso perché comunque io con lui ci sono andata con i piedi per terra, perché comunque lui, cioè, è vero, si era innamorato di me, però solo dopo avermi vista, non è per fotografia, era diverso comunque il rapporto. Si vedeva che era una persona un po' più sana mentalmente. Poi vabbè, le cose non sono andate per diversi motivi, però io, come ho detto anche a lui, guarda, mi dispiace lasciarti, però sappi che rimane comunque il mio ragazzo preferito. Cioè, lui tra i fidanzati che ho avuto è il migliore. Almeno non è stato un narcisista, almeno questo. Però purtroppo le cose sono andate a finire così. Quindi la mia esperienza con un narcisista mi ha aiutato a non fare lo stesso errore. Però parecchi ragazzi invece ci ricascano, e ci ricascano, e ci ricascano ancora. E io a queste ragazze consiglio di fare una buona terapia sul perché loro continuano a sbagliare, perché una volta, già sbagliare una volta già è tanto, però avere più di una relazione con un narcisista, uno psicopatico. C'è qualcosa che non va, sì, in quelle persone che sono tremende, tossiche, persone da evitare, però c'è qualcosa anche se non va nella vittima. Perché magari le vittime sono persone bisognose di affetto, quindi chiunque li capiti, loro non ci perdono tempo ad andare indietro. Può essere anche un assassino, però loro basta che si sentono amate, basta che si sentono importanti. Ma invece bisogna scindere le due cose. Cioè, un conto è l'amore, e un conto è bisogno di affetto. Sono due cose completamente diverse, perché quando tu ami la persona, stai bene. Se non stai bene, vuol dire che stai vivendo una relazione tossica, una relazione in cui è meglio che te ne liberi.